Eccoci qui per realizzare la seconda parte del lavoro. Allora, innanzitutto, siccome ci troviamo ad uscire dalla punta, ne approfittiamo e inseriamo le 5 d'elica che rappresenteranno poi il gancettino per infilare la monachella. Allora, usciamo dal cubo del vertice, infiliamo le 5 d'elica e rinfiliamo l'ago nello stesso cubo, in modo che si forma la nostra asolina. Molto piccola. Nel mio caso è molto molto piccola perché ecco qui, ho tirato troppo e le deliche sono entrate all'interno. Comunque, forse per quanto riguarda il gancetto è meglio utilizzare le rocaie. E poi ripassate varie volte nei cubi fino a che il filo non si blocca. Dovete trovarvi ad uscire con entrambi i fili da questa parte qui. Poi li annodate insieme e ne tagliate uno. Quindi ecco qui, tutti e due i fili devono uscire da questo cubo. Infiliamo il filo nell'ago e facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto nella prima parte. Quindi usciamo da qui. Prendiamo un cubo oro, infiliamo l'ago nel filo che giunge i primi due cubi e ripassiamo da sotto ed ecco qui. Adesso due neri, infiliamo il primo nero, passiamo nel filo che giunge i due neri, tiriamo e poi da sotto ripassiamo nell'ultimo cubo nero inserito. Di nuovo, altro cubo nero, passiamo con l'ago tra i fili che giungono due cubi successivi e ripassiamo da sotto con l'ago nel cubo appena inserito. Tiriamo bene e l'ultimo cubo dorato. Vedete? Infiliamo qui i fili che congiungono, tiriamo e poi rinfiliamo dal basso nell'ultimo cubo inserito. Adesso di nuovo, aspettate che mi manca un cubo nero. Di nuovo, prima il cubo oro e lo infiliamo. Infiliamo l'ago nei fili che giungono e da sotto ripassiamo sul cubo oro inserito. Per ultimo, un cubo nero, che sarebbe l'ultimo nero da inserire in questo orecchino, che ripassiamo da sotto. È sempre la stessa la lavorazione, in poche parole, vedete? Un cubo oro e ripassiamo da sotto. Sto andando veloce perché ovviamente ve l'ho mostrata nella prima parte ed è la stessa, capite? Quindi ecco qui. Adesso io devo ritrovare i cubi d'oro perché nel prossimo passaggio dovremmo inserire due dei cubi oro, eccoli qui, e poi l'ultimo e il nostro orecchino sarà terminato. Vedete, adesso così infiliamo un cubo oro, infiliamo l'ago nei fili che giungono e tiriamo su. Di nuovo un altro, così, e tiriamo su. E l'ultimo che andrà a formare la punta del nostro orecchino. Vedete? A questo punto ripassate il filo tra i cubi più volte possibile in modo tale che il lavoro si stringa in maniera adeguata. Vedete? Deve essere ben stretto. Poi io, a me piacciono molto gli orecchini che pendono, quindi ci metterò probabilmente dei fiocchi, cioè dei fiocchi nel senso delle file di perle, eccetera. Vedete?
Si inserisce la monachella ed il nostro orecchino è terminato. Grazie a tutti. Ciao ciao.